Ciao a tutti, oggi parliamo di un argomento più tranquillo del solito perché anch'io ho preso il Covid. Non so in che circostanza, sono sempre stato abbastanza attento, ma questo virus è davvero onnipresente. Comunque, grazie ai vaccini, i sintomi sono stati molto lievi, non mi posso assolutamente lamentare. Ho solo avuto meno tempo e meno disponibilità del solito, quindi oggi episodio soft. Parliamo di un elemento dello stile maschile che può piacere o non piacere, anch'io a volte ce l'ho e a volte no. Fatto sta che viene sfoggiata da sempre, in ogni forma, taglio e colore. Il modo di portare la barba è da secoli un mezzo per comunicare qualcosa, in modo non secondario alla capigliatura, che oggigiorno costituisce un business enorme. Ci sono rappresentazioni di barbe già tra i popoli sumeri e nell'antico Egitto, anche se in questo caso, come possiamo vedere, è una forma piuttosto particolare. Gli egizi infatti avevano l'abitudine di radersi completamente, compresi i capelli, le donne invece li mantenevano, il che include chiaramente anche la barba. Per una forma di igiene, aveva anche una valenza religiosa e una sua utilità per non soffocare nel tremendo caldo nordafricano. Però non veniva ignorata la funzione simbolica della barba, tanto che tra i simboli del potere dei faraoni veniva riportata anche una barba posticcia che veniva applicata anche alle donne. I greci amavano sfoggiare belle barbe folte, come testimoniato da numerosi reperti, e la barba aveva un preciso significato, indicava il fatto di essere un uomo maturo, era un segno di virilità. Non per niente un detto dell'epoca recita: ci sono due tipi di persone senza barba, i fanciulli e le donne. Le barbe più virili venivano sfoggiate, come possiamo ben immaginare, dagli spartani e a Sparta chi si macchiava di codardia veniva costretto a radersi solo a metà volto in modo da essere immediatamente riconoscibile. Il vento cambiò a partire dal IV secolo a.C., quando sul mondo greco si affacciarono i Macedoni. Il padre di Alessandro Magno, Filippo II, ci viene riportato con la barba, ma non Alessandro, che in tutte le statue e i mosaici che lo ritraggono è sempre perfettamente sbarbato. Ci possono essere varie spiegazioni. Alessandro poteva voler apparire eternamente giovane, in modo simile a un dio o a un semidio, dato che sua madre, Olimpiade, gli aveva inculcato l'idea che la sua famiglia discendesse direttamente dall'eroe mitologico Achille. Era semplicemente salito al potere molto presto, prima di poter sfoggiare una barba folta, quindi piuttosto che sfigurare davanti ai suoi generali, decise di non averla affatto, oppure poteva volersi differenziare dai nemici dei Macedoni, in particolar modo dai Persiani, dipinti come dei rozzi barbari barbuti. Fatto sta che, con il pretesto di non fornire un appiglio agli avversari in battaglia, obbligò anche i suoi soldati e ufficiali a radersi, anche se poi alcuni ripresero a farsi crescere la barba dicendo di non aver paura del nemico. Comunque ormai anche la moda sbarbata si era imposta e influenzò i greci e di riflesso anche i romani. I primi abitanti di Roma non seguivano uno stile preciso ed erano prevalentemente barbuti, finché non arrivarono nel III secolo a.C. i primi barbieri dalle colonie greche in Sicilia. Secondo Plinio il Vecchio, uno dei primi a farsi radere fu Publio Cornelio Scipione, detto Africano per via della sua decisiva vittoria sui cartaginesi a Zama nel 202 a.C., ne parlo nel video dedicato alla Seconda Guerra Punica, e dato che era un eroe di guerra, in molti decisero di imitarlo. Successivamente lo stile sbarbato si diffuse anche in varie figure di potere, lo possiamo vedere tra i membri del primo triumvirato, Giulio Cesare, Dio Pompeo e Marco Crasso, e in epoca imperiale, con un'unica eccezione, tutti gli imperatori, da Augusto a Traiano, quindi per un arco di tempo di più di 140 anni, erano sbarbati. L'eccezione di cui parlo era Nerone, che pare non gradisse il fatto di avere vicino al collo un rasoio affilato, e infatti viene spesso raffigurato con questa strana barba che copre dal mento in giù. Nerone non aveva tutti i torti, il ruolo del barbiere è sempre stato molto delicato e spaziando dagli imperatori romani ai gangster statunitensi è sempre stato ricoperto da persone di indiscutibile lealtà, di cui ci si poteva fidare ciecamente. Adriano, successore di Traiano e grande amante della cultura greca, rispolverò lo stile barbuto e per circa un secolo i suoi successori lo imitarono. La barba ha una certa importanza anche per le principali religioni monoteistiche. Gesù viene raffigurato con la barba e sia nell'ebraismo che nell'Islam ci sono divieti o limitazioni alla rasatura della propria barba e quella altrui è assolutamente intoccabile.
cosa comune, religione a parte, anche a vari codici germanici e anglosassoni medievali, in cui toccare o tirare o strappare la barba altrui era considerata una grave offesa, tanto che si potevano pagare multe salate e addirittura nel 1152 Federico I Hohenstaufen, chiamato anche Barbarossa, emanò un decreto che proibiva di tirare o strappare la barba altrui. La barba fu anche oggetto di curiose e discusse tasse. La prima venne introdotta nel 1535 dal re Enrico VIII d'Inghilterra per rimpinguare le casse statali. Gli unici che potevano permettersi di mantenere la barba pagando la tassa erano persone facoltose, quindi la barba divenne una sorta di status symbol. Stessa cosa fece lo zar di Russia Pietro I il Grande, ma per motivi diversi. Di ritorno da un lungo viaggio in Europa, nel 1698 capì che il suo paese aveva un grande potenziale ma era terribilmente arretrato rispetto al resto d'Europa. In una spinta modernizzatrice che abbracciava tanti aspetti dell'industria e della società, spinse, tramite una tassa, i suoi dignitari e i suoi sudditi a liberarsi delle lunghe barbe, retaggio di un'epoca antica, e a modernizzarsi. Nel corso dell'Ottocento e del Novecento i volti di chi deteneva il potere andarono via via sbarbandosi sempre di più, per dare un'idea, almeno superficialmente, di trasparenza. Quindi la barba divenne prerogativa di oppositori politici, rivoluzionari, anticonformisti, di chi non si trovava a proprio agio con lo status quo o con una certa situazione o condizione, o che in generale aveva qualcosa da comunicare. Ad esempio il cantante dei Doors, Jim Morrison, che si è sempre considerato più un poeta che un cantante, essendo un uomo di discussa bellezza, nel momento in cui si rese conto che alcune sue fan lo seguivano più perché era un bell'uomo che non per i testi delle sue canzoni o per la sua bravura, iniziò ad avere un look più trasandato e si fece crescere una lunga barba per fare in modo che i suoi fan si concentrassero più sulle sue parole che non sul suo aspetto fisico. Questa comunque è soltanto una delle varie motivazioni. Nell'ultima fase della sua vita Jim Morrison ebbe tanti problemi e infatti morì giovanissimo, a 27 anni, in circostanze mai del tutto chiarite, ma questa è un'altra storia. Insomma, la barba è sempre stata un modo per comunicare qualcosa, spesso per indicare un cambiamento rispetto al passato. Anche oggi è così. In particolare dal secondo dopoguerra la moda preferiva, anche nelle persone comuni, un viso liscio e pulito, cosa che nel nuovo secolo è cambiata. E anche se oggi la barba mantiene un significato per religiosi ortodossi o per particolari forme di ascetismo, non è più uno status symbol o un segno di virilità, ma più una questione di stile o gusti personali. E ognuno la porta come preferisce o non la porta affatto, oppure, come il sottoscritto, un po' la tiene e un po' no perché non ha voglia di radersi continuamente. A livello strettamente pratico, la barba è formata da un insieme di peli che crescono sul volto e, così come i capelli, possono crescere parecchio. L'attuale detentore del Guinness World Record è Sarvan Singh, un canadese di origini indiane che non si è mai rasato e la lunghezza della cui barba è stata certificata in 233 cm, mentre la più lunga di tutti i tempi, o almeno di cui si ha notizia, è di Hans Langset, norvegese espatriato negli Stati Uniti d'America nel 1867, che non ha toccato il rasoio dai 19 anni fino alla morte avvenuta a 81. Poco prima di morire la barba è stata misurata dallo Smithsonian Institute e la lunghezza ha toccato i 5 metri e 33 centimetri, anche se la famiglia sostenne poi che fosse in realtà un po' più lunga, intorno ai 5 metri e 60, ma parliamo comunque di una misura eccezionale. Si dice che è troppo stroppi e già non tutti apprezzano barba e baffi, ma quando si raggiungono certi risultati può subentrare anche una certa repulsione, se non addirittura timore. Infatti, strano ma vero, ma esiste la fobia di barba e baffi, chiamata pogonofobia. Le competizioni relative alla barba comunque non riguardano soltanto la lunghezza, ma anche la foggia della barba stessa. Ci sono competizioni a livello regionale, locale o anche mondiale organizzate dalla World Beard and Moustache Association, l'associazione mondiale barba e baffi, che ha tenuto la prima competizione internazionale in Germania nel 1990. Si possono vedere composizioni davvero di ogni tipo e si può partecipare nella categoria baffi, barba parziale o barba completa. Anche se è una caratteristica prettamente maschile, la barba può comparire anche nelle donne. Le cosiddette donne barbute hanno accompagnato circhi e spettacoli itineranti per molto tempo, spesso in condizioni misere come fenomeni da baraccone, anche se alcune hanno poi ottenuto una certa notorietà come Annie Jones.
Anche in questo caso ci sono dei record, quello di barba femminile più lunga della statunitense Vivian Wheeler e quello di donna più giovane ad avere una barba completa, l'allora 24enne inglese di origini punjabi Arman Kaur. La crescita della barba delle donne può essere causata da scompensi ormonali, dalla sindrome dell'ovaio policistico o dall'assunzione di particolari farmaci. In casi rari si ha la condizione estrema dell'irsutismo, che causa una crescita di peli dove solitamente sono assenti. Scompensi ormonali possono anche dar luogo all'ipertricosi, condizione in cui si ha una crescita anomala di peli in tutto il corpo, solitamente soprattutto nel viso o limitatamente in certe zone. L'ipertricosi è una condizione estremamente rara ed è conosciuta da molto tempo e ci consegna una storia piuttosto interessante che inizia a Tenerife, l'ultima isola delle Canarie ad essere stata conquistata dagli spagnoli alla fine del 1400. Qui nel 1537 nacque un nativo delle isole affetto da ipertricosi e, data la superstizione dei locali, purtroppo venne abbandonato e cresciuto da alcuni spagnoli che gli diedero il nome di Pedro González. Pedro venne poi rapito all'età di 10 anni da dei corsari francesi che lo portarono alla corte del re di Francia Enrico II di Valois. Pedro arrivò alla corte francese in gabbia e in catene, ma Enrico prese a cuore il futuro del giovane e lo fece studiare. Pedro si rivelò molto intelligente, studiò le materie umanistiche e scientifiche e imparò il francese e il latino, e il suo nome venne poi latinizzato in Petrus Gonsalvus. Le corti dell'epoca facevano a gara a chi poteva vantare gli elementi più esotici, ad esempio Lorenzo il Magnifico aveva una giraffa, il che includeva anche esseri umani con delle caratteristiche fisiche particolari, come ad esempio chi era affetto da nanismo. Alla morte di Enrico II nel 1559, la gestione di Pedro, che era fondamentalmente una proprietà della corona, passò alla vedova del re, la nota Caterina de' Medici, che decise di trovare una moglie per Pedro. Non è chiaro il movente di Caterina, l'unica cosa certa è che non era mossa da buon cuore. Forse voleva vedere quale sarebbe stato il frutto dell'unione tra una persona affetta da ipertricosi e un'altra che invece non aveva questa condizione, o forse voleva creare una dinastia di servitori pelosi per la corte di Francia. Comunque trovò una moglie per Pedro e, secondo alcune fonti, era una delle sue dame di compagnia, secondo altri la figlia di alcuni servitori di corte, ma tutte sono concordi nel chiamarla Catherine e nel dire che era molto bella. Pare che Catherine fosse stata tenuta nascosta alla condizione di Pedro e che la scoprì soltanto una volta arrivata all'altare nel 1573, il che le causò uno svenimento. Pian piano però venne conquistata dall'intelligenza, dalla cultura e dall'animo buono, sensibile e sincero di Pedro. E quest'unione, che sembrava destinata ad essere infelice, si trasformò in una grande storia d'amore che durò ben 45 anni. I due ebbero 7 figli, 4 dei quali affetti dall'ipertricosi di cui soffriva anche il padre. Alla morte di Caterina de' Medici nel 1589, i due si trasferirono alla corte di Parma e poi a Capodimonte, sulle rive del lago di Bolsena, dove rimasero fino alla morte di Pedro, avvenuta presumibilmente nel 1618, pochi anni prima della moglie. Ora l'ho fatta breve, ma sicuramente Pedro e famiglia, nonostante la grande cultura e la raffinatezza degne delle migliori corti dell'epoca, hanno subito le angherie e gli interessi morbosi dettati dall'ignoranza e dalla superstizione del loro tempo. Basti pensare che dopo la morte di Caterina de' Medici furono costretti a trasferirsi, quindi non vennero mai ritenuti membri a pieno titolo della corte. E il soprannome che accompagnò Pedro per tutta la vita era Barbette, dal nome della razza canina del pastore belga. Se non altro, il grande interesse che suscitarono anche in distanti corti europee, che non potevano vederli di persona, furono la base per la commissione di vari quadri che oggi forniscono una testimonianza inestimabile, e il grande amore che legò Pedro e Catherine per tutta la vita, secondo alcuni, fornì almeno parzialmente l'ispirazione per una storia che oggi tutti consideriamo un grande classico, La Bella e la Bestia. Grazie per avermi seguito, se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima con un'altra storia. Ciao!